allo stadio municipale di Marsala con Marco Quattrociocchi e Andrea Lo Cicero per parlare del nuovo progetto della scuola rugby I Fenici qui a Marsala. Sì, un nuovo progetto che in realtà è nuovo nel senso appena, diciamo, neonato in fasce, perché è il terzo anno che realizziamo e che vogliamo far crescere nel migliore dei modi, ecco, da questo punto di vista. Il progetto è molto ambizioso, che è quello che, come potete vedere nel clima di euforia e divertimento al campo, permette a moltissimi bambini dai 4 ai 12 anni di poter crescere dal punto di vista psicofisico, atletico e soprattutto dal punto di vista del collettivo, creare un bell'ambiente di squadra. Andrea Lo Cicero, la tua esperienza è addirittura campione italiano più volte, nazionale e capitano della nazionale di rugby, e adesso qui a Marsala ci spieghi. Io mi sono appassionato di questa città perché io sono da buon siciliano e catanese, mi sono comunque sempre battuto per la mia Sicilia. Questa parte della Sicilia obiettivamente rispetto a tutte le altre realtà del rugby è stata un po' più trascurata, un po' più abbandonata, e proprio per questo a me piace partire dai punti più difficili. Questi ragazzi dei Fenici hanno, come dire, fatto un miracolo, perché avere un campo a disposizione grazie al comune che lo ha reso disponibile per questi ragazzi, tu vedi che numero impressionante di bambini ci stanno, quindi questo vuol dire che qualcosa si muove. Chiaramente il rugby è uno sport molto aggregante. Se vedete ci stanno i genitori che sono in una tranquillità incredibile e i loro figli fanno uno sport sano, formativo, e penso che a una società che oggi, insomma, sta perdendo un po' il filo della logica, ritrovare l'armonia di gruppo, di fare un lavoro di squadra, penso che sia fantastico. Il rugby questo lo regala e questi ragazzi stanno facendo veramente dei passi da gigante. Io mi permetto di dire che io sono ambasciatore UNICEF e quando ho saputo che i Fenici integravano ragazzi che avevano anche problematiche economiche, problematiche di lievi disabilità, insomma, questo è di grande elogio, non sono tutti che lo fanno. Quattrociocchi, quante fasce di età accogliete e quanti bimbi, diciamo, in base all'età che possono partecipare ai corsi? Sì, sono per ora 4 le selezioni che vanno dagli under 6, quindi bimbi e bimbe di 4 a 6 anni. Ci tengo a precisare bimbi e bimbe perché questa dà una grandissima opportunità di poter socializzare, divertirsi insieme senza differenziare i sessi. Siamo molto convinti che è giusto e corretto iniziare a collaborare e a conoscersi adesso in questo momento, piuttosto che rimandare in un periodo adolescenziale che già è complicato di per sé. Iniziano a rispettarsi tra ragazzi e ragazze, dicevo, nell'under 6, nell'under 8, quindi bimbi di 6 e 7 anni, under 10, bimbi di 8 e 9 anni, under 12, bimbi di 11 e 12 anni. Ecco, queste sono. Salvatore Florio, direttore tecnico della SD Rugby Fenici di Marsala, ci spiega un po' il progetto. Sì, il progetto nasce sicuramente per permettere a tutti di fare sport, quindi rugby per tutti, e questa è la cosa alla quale noi teniamo di più, per cui con una propaganda anche abbastanza aggressiva nelle scuole, in tutti i centri pomeridiani di raccolta dei bambini, basta ricordare che noi abbiamo iniziato con il Sacro Cuore qui, quindi insomma un progetto che ha anche una parte sociale. E per il resto è quello che cerchiamo di dare a questi bambini, il massimo che riusciamo di capacità psicomotorie, la giusta aggressività che gli potrà servire, si spera, anche nelle attività scolastiche, ad esempio ad affrontare le materie un pochino più difficili con l'attitudine e la concentrazione giusta, e il progetto ovviamente è quello di riuscire un giorno a confrontarci con realtà sportive ben più grandi delle nostre, ovviamente il sogno massimo, quelle del nord-est Italia, dove il rugby in realtà italiano si è sviluppato ed è cresciuto. Guido Russo, che è il socio fondatore, diciamo, è presidente onorario della scuola
squadra di rugby marsalese? Scuola Rugby Fenici. Sì, con Marco abbiamo avuto questa follia sempre nel sangue, e da ex giocatori abbiamo pensato di avere un debito nei confronti di chi ci sta accanto, e quindi pensiamo che di avere questo debito che va saldato in qualche modo, ci siamo impegnati in questa società che lavora essenzialmente e solamente per il momento con i bambini, questo per cercare di trasferire appunto ai ragazzi marsalesi quelli che sono i valori fondanti di questo sport essenzialmente. Noi entrambi reputiamo che in questo momento in Italia ci sia bisogno di più sport, di più educazione. Evidentemente lo sport non è sempre accessibile a tutti, perché questo sta diventando un paese per ricchi purtroppo, e invece noi abbiamo un'idea molto precisa, che è quella, anche quella del sostegno e della solidarietà, che poi è uno dei valori di questo sport fondamentalmente. E quindi siamo impegnati in questo progetto, la cui mission fondamentalmente è quella, appunto, come dicevo prima, di divulgare questi valori, che poi sono i valori essenziali dell'andare avanti e del sostenerci essenzialmente. Con Danilo Marino, direttore operativo del SD Rugby Fenici Marsala, e con Francesco Tiralongo, che è il general manager. Spieghiamo quale sarà l'iniziativa Mille Mete. Sì, il torneo Mille Mete è la sua seconda edizione, e lo avremo il 13 maggio qui al Comunale di Marsala. È una bellissima festa di sport e unisce tante squadre che vengono da tutta la Sicilia, e facciamo gli scongiuri forse anche da fuori della Sicilia. L'anno scorso è stato un grande successo e anche quest'anno speriamo che lo sia. Abbiamo delle under che vanno dall'under 6 all'under 12, quindi ci saranno molte squadre un po', diciamo così, da tutte le province, appunto, come ha detto Francesco, della Sicilia, che si incontreranno qua a Marsala per la seconda volta. Sì, questo sarà il primo dei due tornei importanti della città, perché il secondo lo faremo poi a Natale, dove sarà sempre così interessante, ed è dove noi mettiamo più risorse in assoluto, quindi è il nostro main event, è quello che ci piace di più. Tante squadre, tanti gironi all'italiana, bambini che si divertono, un'organizzazione che l'anno scorso è stata buonissima, ma quest'anno sembra essere ancora migliore, quindi io direi che vi aspettiamo tutti il 13 maggio allo stadio Angotta Comunale di Marsala per assistere a uno spettacolo di sport meraviglioso. L'ingresso è gratuito dalle ore 10 alle ore 17:18 del pomeriggio. Perfetto, grazie, grazie a voi, arrivederci, ciao.